La terapia reale nasce dalla conoscenza del doppio arimanico. L'arimanico è quell'essere forza spirituale esistente in ogni essere umano che si serve attraverso la nostra anima o corpo astrale per stare nel mondo fra gli umani e fare sempre il possibile per attuare il proprio volere, che è in contrasto con la normale evoluzione degli uomini. Un doppione appunto in noi, una pseudo personalità di origine spirituale estranea allo spirito umano che tende continuamente a sostituirsi con l'illuderci di essere noi e ci riesce quasi sempre, per tutta la vita, alla nostra reale personalità, cioè all'io vero. Se si volesse dare una ricetta semplice ma prodigiosa per la guarigione di qualsiasi tipo di malattia, si dovrebbe consigliare al malato uno stato di pace con tutti, cioè un sentimento di amorevolezza, specialmente nei riguardi di coloro verso i quali nutrire tale sentimento è difficile. Scoprire in sé le zone nascoste di avversione verso gli altri ed eliminarle significa cominciare a liberarsi del proprio male. Ciò è il principio di un'operazione più profonda che deve investire tutta la vita se si vuole scalzare il male alla radice. Non v'è nevrosi che resiste alla terapia dell'amorevolezza verso il prossimo, usata come disciplina. Terapia tanto più efficace quanto più risponde ad una persuasione reale, meglio che ad un atteggiamento non radicalmente sentito. Deve essere persuasione radicalmente sentita, anche se all'inizio freddamente voluta. Nel caso di malattie fisiche vere e proprie, l'attitudine della armonizzazione e della riconciliazione con gli esseri, specialmente con quelli a ragione più detestati, mette in moto le radicali forze guaritrici. Il fatto è che in tal modo si agisce sciogliendosi dal dominio del portatore reale del male fisico, che è proprio l'ente arimanico di cui ho parlato prima. Anche nel caso di malattie organiche ritenute incurabili, l'attitudine alla riconciliazione con il mondo e all'amore verso il prossimo apre il varco alle forze soprannormali, specialmente quando sia possibile rimuovere ostacoli di profondità. Rinunciare ad una rivalsa o anche ad una giusta rivendicazione, evitare di accusare qualcuno che merita realmente di essere accusato, perdonare torti o offese gravi, rimettere debiti, la famosa porgere, no? L'altra guancia, donare anche il mantello a chi già ci ha tolto la giacca. In sostanza è un attuare la tecnica magica che sottrae l'anima al tipo naturale di reazione esprimente l'atavico servaggio dell'anima alla psiche animale, costituzionalmente affetta da risentimento, di brama ossessiva o di paura, per il suo identificarsi nelle zone inconsce proprio con l'ente arimanico. Tale identificazione nell'animale è consentita dall'io di gruppo, ma nell'uomo può essere dominata o aggravata dall'io individuale. Il risentimento, la brama ossessiva e la correlativa paura sono la radice di ogni malattia, in quanto, mediante esse, l'ente arimanico impedisce l'azione dell'io nella corrente vitale, no? E la sua espansione, soprattutto mediante l'anima, cioè impedisce quindi la guarigione.
In realtà, indicando la terapia della riconciliazione con il prossimo, della remissione dei debiti e della rinuncia all'accusa, alla lite, al giudizio condannante, eccetera, si consiglia qualcosa di più che una via morale sentimentale. La tecnica dell'illimitato potere dello spirito nell'umano. Si consiglia una via magica grazie alla quale le potenze dell'io possono operare, non ostacolate dal doppio rimanico. In tal modo, l'incontro con l'impulso solare dell'anima avviene senza che sia preventivamente voluto. Non v'è disciplina ascetica che possa dare modo alle potenze dell'io di operare secondo la loro autonomia. Se una parte operante dell'anima, inconsapevolmente presa dal doppio arimanico, presume agire sull'altra, parimenti presa. È la perenne lotta contro se stessi. Sterile perché non originaria, che finisce sempre con lasciare immutato il male psichico e quello fisico. Non coglierlo dove veramente nasce. Infatti, soltanto là dove nasce può incontrare il principio stesso della guarigione. Le autentiche scuole spirituali, consapevoli delle esigenze dei nuovi tempi, si preoccupano di insegnare al discepolo le discipline mediante le quali egli possa sviluppare essenzialmente quella tipica attività interiore che è la sola nella coscienza a poter sperimentare la propria originaria autonomia ad un livello in cui nulla possono su essa le influenze luciferiche o arimaniche. Anzi, essa ha il potere di fronteggiarle e quindi di isolarle. Tale attività è il pensiero. Ma il pensiero può soltanto fronteggiare ed isolare l'ente arimanico, non vincerlo. Vincerlo può il pensiero che ritorni un potere di luce, cioè un potere di volontà unificante le forze dell'anima. Ecco, occorre distinguere il pensiero dalla forza da cui emana, che è il vero pensiero, cioè una forza di consacrazione. Il doppio arimanico è il donatore di un potere che asserve in basso le forze dell'io, fornendo di incrollabilità l'ego, la massima alienazione dell'io. Si può comprendere da ciò come il doppio arimanico stia alla base delle vere e proprie malattie, cioè di quelle malattie che sono lesive di organi vitali, la cui guarigione non è possibile se non mediante trasformazioni radicali dell'ego. La chirurgia, che mediante sapienti operazioni riesce a restituire l'efficienza di taluni organi, in sostanza interviene in un campo basalmente dominato dal rapporto dell'io con la funzione del doppio arimanico, cioè conforme al karma. È il karma che consente all'ente arimanico un determinato dominio dei processi vitali dell'uomo, oltre la naturale funzione mediatrice dell'esperienza dei sensi. In realtà, la chirurgia opera sul piano degli effetti, non su quello delle vere cause del male, le quali possono essere conosciute soltanto mediante indagine interiore e rimosse sul piano causale, quindi mediante un'azione di profondità. Tale azione, che in sostanza è la decisione di un mutamento radicale nel quadro della propria vita, può derivare sia da forze di conoscenze,
sia dalla capacità di sopportare con consapevolezza sacrificale la sofferenza. Può essere decisione diretta del paziente o sollecitata in lui dal terapeuta. Comunque, ove tale presupposto si dia, all'intervento chirurgico è aperto il varco per condurre esteriormente a compimento ciò che già viene conseguito interiormente. Ove un simile conseguimento non si dia, malgrado il sapiente intervento chirurgico, è inevitabile il riprodursi del male, se non il suo aggravarsi. A breve con la seconda parte.